Sono arrivati al porto di Augusta in Sicilia 420 migranti, sono solo una parte degli oltre 700 tratti in salvo nella giornata di sabato in tre differenti operazioni coordinate dalla Guardia Costiera italiana. Sono stati soccorsi da navi di diverse nazionalità che agiscono nel quadro operativo dell'agenzia europea Frontex. Partite da Alessandria d'Egitto 10 giorni fa, sono arrivate sul porto di Augusta con due imbarcazioni diverse, una dalla Guardia Costiera Croata e una della Guardia di Finanza Italiana. Ci sono molte famiglie, molti bambini, prevalenza irachene, con qualche presenza a bordo di irachene e libici. Le autorità hanno confermato in 49 il numero dei morti trovati ieri nella stiva di un barcone soccorso al largo della Libia. I corpi, insieme ai 312 sopravvissuti, stanno viaggiando a bordo di una nave norvegese che attraccherà domani a Catania. Secondo testimonianze, gli scafisti libici avevano rinchiuso nella stiva chi aveva pagato di meno rispetto alla normale tariffa richiesta.